Si è celebrato oggi l'anniversario di Francesco Marcone, direttore del registro di Foggia, assassinato la sera del 31 marzo del 1995. Per concomitanza con la Pasqua, il ricordo è stato celebrato nella giornata odierna, prima con una deposizione della corona in via Nedonadi. La città è sicuramente diversa, non è la stessa città di 29 anni fa. C'è stato sicuramente un risveglio delle coscienze, forse diciamo, è stato il nostro costante impegno, questo nostro voler ricordare e chiedere verità ogni anno. Beh, sicuramente provare a sentire dentro che la nostra regione tutta vive un momento difficoltoso, un momento in cui siamo tutti chiamati davvero a fare la nostra parte, non è solo retorica questa che si pronuncia così nelle circostanze, no, è qualcosa che dobbiamo sentire. Secondo me ci vuole proprio un terremoto nelle nostre coscienze. 29 anni dopo si riflette sul messaggio e si cerca ancora la verità. C'è stato un incontro con le giovani generazioni, con gli studenti presso l'Istituto Einaudi a Foggia. Beh, lascia un messaggio che ha due letture. Uno è il dolore che si perpetua ogni anno e oggi lo condividiamo anche con i cittadini più giovani, perché benché non presenti nel 1995, hanno il diritto di sapere che una pagina della storia locale è stata funestata da questo delitto che ancora non ha rintracciato gli artefici. Il delitto di un uomo buono, di un funzionario dello Stato fedele, competente, che ha lavorato sempre nel rispetto di criteri di probità, legalità, onestà, trasparenza, anticorruttività. E va detto comunque a questi giovanissimi studenti che una mano pressante, ovviamente disvaloriale, malavitosa, lo costringeva a vivere il lavoro non come fattore umanizzante, ma come fattore di trauma, di vita sofferta. Beh, il ricordo personale è che passavo proprio in quell'ora via Corso Roma, in corrispondenza della via di residenza di Marcone. Lo ricordo bene per due motivi. Compivo gli anni quel 31 di marzo e attendevo mio figlio. Attendevo mio figlio e mi costringevo a letto per motivi, ecco, di rischio di quell'attesa. Però giusto quel giorno ero uscita a quell'ora per fare degli esami clinici. Per cui ho visto correre gente, ho visto arrivare, ho sentito sirene spiegate, ho sentito proprio, ero sullo scenario in cui si consumava questo delitto efferato.